La ventesima e penultima tappa della 107esima edizione del Giro d'Italia è stata un'apoteosi per Tadej Pogačar. Il ciclista sloveno in maglia rosa ha ottenuto il suo sesto successo parziale in questa edizione, consolidando il simbolo del primato, staccando tutti sul secondo passaggio sul Monte Grappa e involandosi tutto solo verso il traguardo di Bassano del Grappa. Un Tadej Pogačar dominante, ha superato tutto e tutti, è lui il dominatore di questa edizione della Corsa Rosa. Alle sue spalle il gruppetto dei migliori in classifica non si fa del male, con Dani Martinez che riesce a mantenere la seconda posizione e Geraint Thomas a risalire sul podio dopo il secondo posto dello scorso anno. Il gallese coglie quest'anno il suo terzo posto importantissimo e a 38 anni è un valore aggiunto alla sua carriera. Ricordiamo che Geraint Thomas è già vincitore di un Tour de France. In quarta posizione in classifica generale si attesta Ben O'Connor e quinto un ottimo Antonio Di Beri. Il giovane portacolori della Bahrain Victorious le ha tentate tutte, soprattutto nel secondo passaggio sul Monte Grappa, per riuscire a mettere in difficoltà i diretti avversari, ma non ci è riuscito. Una quinta posizione al suo primo Giro d'Italia ben confortante per le prossime edizioni e una maglia bianca portata a casa di miglior giovane. Ottimo oggi il piazzamento di Giulio Pellizzari, terzo al traguardo, il più giovane di questo Giro d'Italia, il ventenne portacolori della VF Gruppo Barbiani e CS Faizanè, è riuscito a involarsi tutto solo sul primo passaggio del Monte Grappa per poi essere ripreso da Tadej Pogačar sul secondo passaggio e chiudere comunque a Bassano del Grappa in terza posizione. Il futuro è suo, il futuro è di Antonio Di Beri e di tanti italiani che in questo Giro d'Italia si sono messi in mostra. 21esima tappa, ultima frazione di questo Giro d'Italia a Roma, sarà l'apoteosi per Tadej Pogačar, ma per tutti coloro che in questo Giro d'Italia hanno dato spettacolo, proponendosi con attacchi importanti dal primo minuto sino all'ultimo di ogni tappa. Ciao a tutti, buon Giro d'Italia per l'ultima volta nell'incantevole Roma, seguite il ciclismo e abbiate sempre rispetto dei ciclisti. Ciao a tutti!